De, buongiorno, come state? Oggi riprendiamo i nostri messaggi settimanali. Quindi adesso ti chiedo di chiudere gli occhi e di scegliere un numero da 1 a 3. Ok, quindi iniziamo subito con la lettura del messaggio del mazzetto number 1, che è questo. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto abbiamo capovolta, il custode dell'abbondanza, ricchezza e prosperità. Buongiorno alle ragazze che si sono collegate. Se mi salutate, se mi fate un saluto, io riesco anche a vedere i vostri nomi e a salutarvi. Guardate quanto è bello questo custode della prosperità. Se la ride e se ne sta beando, c'ha un calice di vino in mano, è seduto su un trono che proprio è un trono di ricchezza. Guardandola già vi sentite prospere e abbondanti. Quindi buongiorno Lorella. La settimana per chi ha scelto il mazzetto numero 1 sarà all'insegna dell'abbondanza e della prosperità. Adesso andiamo a leggere il librettino, così vediamo un attimo meglio che cosa dice sull'abbondanza e sulla prosperità dell'attrazione. Eccolo qua. Allora, eccolo qua. Sono il custode dell'abbondanza e ti dico di aprirti alla ricchezza e di lasciarla entrare. Il denaro è un'energia neutra che puoi utilizzare per fare cose meravigliose. La ricchezza e la povertà non sono altro che stati mentali. Attenzione, la ricchezza e la povertà non sono nient'altro che stati della mente. Accogli la prosperità nella tua vita, diventa ricco di idee, perché la ricchezza giustamente non è solo quella materiale, di idee, di emozioni, di progetti, di soldi e di sogni. Tante volte noi mettiamo da parte i nostri sogni, i nostri progetti, le nostre idee, perché non le crediamo possibili, però quella è proprio la strada verso la scarsità, ok? Quindi rinfuoca, metti di nuovo fuoco alla legna del tuo progetto. Un flusso di abbondanza è in arrivo nella tua vita, non sprecarlo e sii equilibrato. L'abbondanza va rispettata e onorata. Sii grato, questa è la gratitudine, buongiorno Nicoletta, la gratitudine è la prima chiave per l'abbondanza. Sii grato di tutto ciò che hai e ti renderai conto che già c'è abbondanza e ricchezza nella tua vita. Esatto, quando noi ci scordiamo di tutto quello che già abbiamo, allora lì ci sentiamo povere, anche nelle relazioni. Quando noi per forza cioè, pensiamo che la felicità nella nostra vita arrivi con l'arrivo di un uomo, ci stiamo scordando che stiamo sputando in realtà su tutto ciò che già abbiamo, quindi le relazioni con la nostra famiglia, con il nostro cane, con il nostro gatto, con le cose che abbiamo intorno, anche le relazioni con gli oggetti sono relazioni, ma anche semplicemente la gratitudine, proprio, la gratitudine è uno stato già di abbondanza che ci mette in uno stato poi di attrazione, magari del partner che vogliamo, visto che in questo canale parliamo di questo. Sii grato di tutto ciò che hai e ti renderai conto che c'è già abbondanza e ricchezza nella tua vita. La gratitudine è la chiave che apre la cassaforte dell'infinita abbondanza cosmica a cui tutti hanno accesso. Ok? Per avere abbondanza devi praticare la gratitudine. Infatti quest'uomo se la sta godendo proprio perché secondo me lui è già cioè quando noi emaniamo gratitudine, emaniamo già una vibrazione di ricchezza, perché diciamo all'universo: guarda, io già sono abbondante, c'ho un sacco di roba intorno a me. Tra l'altro c'ho un sacco di idee, un sacco di progetti, ripeto, l'abbondanza non è soltanto i soldi, ma è anche la tua creatività. Quindi, se sei pulluli di idee, pulluli di progetti, anche quella è abbondanza. E di grazie all'universo che ti fa incanalare questi progetti, perché non è scontato che tu abbia la mente prolifera di cose da fare, di cose belle da realizzare. E l'universo dice: ah, vedi, questa ragazza, questa mia creatura, se la merita altra abbondanza, ok? Quindi focus sulla gratitudine per attrarre abbondanza. Buongiorno Paola. E vediamo un po' qual è il decreto per questa settimana.
Sono perso, attenzione, sono perso nel labirinto della mente, eppure l'uscita è proprio dietro l'angolo, legge del paradosso. C'è una situazione che ti sta a cuore e che non riesci a vedere con lucidità. Intanto, ragazzi, scrivetemi qua sotto quale numero di mazzetto avete scelto e se state guardando in diretta scrivete live, se state guardando in replay scrivete replay. Allora, ritorniamo al messaggio. C'è una situazione che ti sta a cuore e che non riesci a vedere con lucidità. Ricordati che ogni situazione giunge a te con la soluzione. Parla anche a me questa cosa. Cerca di centrarti per riuscire a vedere il contesto con distacco, come se dovessi dare un consiglio a un caro amico. Interessante. Cosa gli suggeriresti di fare? Ora fai tesoro del saggio consiglio che ti sei dato ed esci dal labirinto. Puoi risolvere il paradosso che si è creato e riuscire così ad apprenderne la lezione. L'uscita è proprio dietro l'angolo, non dimenticarlo. Questo succede quando siamo troppo nella mente e pensiamo solo ai problemi, siamo costantemente preoccupate. Stamattina, infatti, pure a me ho dato di matto per una situazione. E poi mi sono resa conto, mi sono un attimo centrata, proprio come dice questa carta, mi sono un attimo ricentrata e ho capito che in realtà la soluzione già ce l'avevo, dovevo soltanto un attimo uscire dall'ansia, perché quando abbiamo troppi pensieri entriamo in uno stato di confusione, uno stato di ansia e quest'ansia ci fa vedere tutto offuscato, tutto annebbiato. Ciao Alexa! Ci fa vedere tutto offuscato, tutto annebbiato. Invece, appena mi sono detto: aspetta, aspetta un attimo. Proprio il consiglio che dà questo decreto è utilissimo, cioè parla a te stesso come se stessi parlando ad un amico. Di solito, quando noi dobbiamo dare un consiglio a un amico, lo facciamo con distacco. Cioè, siccome non siamo noi coinvolti, ok, non c'è tutta questo marasma di emozioni. Quindi dice: ok, do il consiglio a Giorgia, do il consiglio ad Alexa, do il consiglio a Paola, do il consiglio a Lorella, do il consiglio a Nicoletta. Che consiglio gli voglio dare? Così già entri in uno stato di distacco e di calma, ok? E vedrai che la soluzione, come dice la legge del paradosso, è dietro l'angolo. Quindi ci sarà abbondanza in questa settimana se ti saprai dare i giusti consigli, cioè non se ti saprai dare i giusti consigli, se ti darai, diciamo, vedrai la tua situazione da un punto di vista più distaccato, ok? Non dal punto di vista che hai adesso, se no fai solo casini, questo è il messaggio. E se fai così, vedrai che l'abbondanza anche di soluzioni, aggiungerei, inizierà a fluire. Bene, questo era il mazzetto number one. Scrivetemi qua sotto che mazzetto avete scelto. Ciao Arianna. Mazzetto numero due. Vediamo un po' chi aveva scelto il mazzetto numero due. Ta-da! Un'altra volta sottosopra. Quando è sottosopra vuol dire che il messaggio è ancora più potente. Wow! Maestri divini, sacralità. Oh. Guardate quanto è potente questa carta. Mi ricorda tanto una serie TV che sto guardando che si chiama La ruota della vita. E ci sono un po' di questi personaggi. Questi sono i maestri ascesi, ovviamente. Sacralità. Vediamo un po' che cosa vogliono dirci questi maestri per questa settimana. Allora, prendo un attimo il libricino con la spiegazione. Oh, appena l'ho aperto subito è uscito sacralità. Allora, ve la faccio vedere perché è veramente potente, già solo osservarla. Siamo coloro i quali alcuni di voi chiamerebbero antichi dei. Ciao Chiara. Una parte di noi è rimasta viva nel mondo durante i secoli perché le nostre energie permeano il creato. Interessati alle divinità antiche. Onorale e conoscile, e se hai già contatti con uno o più dei o dee, sappi che il vostro rapporto si sta intensificando. Scopri verità celate, viaggia in luoghi sacri, leggi testi antichi, cerca una o più divinità del passato a cui ispirarti. A parte c'è un odore buonissimo queste divinità. Chiedi ad un divino maestro o divina maestra di farti l'onore di guidarti, specchiarti in noi,
ti permetterà di evolverti velocemente e di accogliere il sacro nella tua vita. Questa settimana siamo chiamate, forse ci eravamo un po' allontanate dal sacro, dalla divinità, dal rapporto con Dio. Il rapporto con Dio, questa carta ci dice che esistono ovviamente tanti dei e tante dee alle quali possiamo ispirarci, ok? Per ricevere una guida. In questo momento, ad esempio, io mi sento molto ispirata da delle idee della guerra, ok? Perché sono in una fase un po' di lotta, ok? Anche se so che più mi vedo come guerriera e più l'universo mi manderà delle situazioni da combattere, ok? Quindi mi sa che tanto che devo cambiare divinità. Magari sceglierò una divinità più pacifica, però alcune volte abbiamo bisogno di incarnare determinate divinità perché alcune caratteristiche magari non le abbiamo sperimentate come anime e ci servono, ok? Quindi io ho scelto di incarnare quelle divinità perché sentivo dentro di me che c'era proprio bisogno, infatti c'è ancora bisogno. Però magari voglio ampliare il mio Pantheon di ispirazione, e anche tu dovresti iniziare, se hai scelto la carta numero, il mazzetto numero 2, a ispirarti a qualche divinità che ti dà quell'energia di cui tu hai bisogno in questa situazione per affrontare questa situazione che stai vivendo, ok? Quindi fai una ricerca su Google, scegli prima, il mio consiglio è scegli prima, cioè che tipo di energia voglio incanalare, come mi voglio sentire, e poi magari vai su Google e scegli quel tipo di energia, che ne so, dea della rabbia, che ne so, magari ti serve la rabbia in questo momento, oppure dea dell'amicizia, ti serve fare nuove amicizie, dea dell'abbondanza e scegli una dea dell'abbondanza. Abbondanza, come Lakshmi mi viene in mente, no? Ci sono tante idee, quindi in questa settimana ispirati a una divinità. Perché ti devi ispirare a questa divinità? Mi apro all'infinita abbondanza, perché infatti dice da oggi sono ricco. Legge dell'abbondanza, vediamo un po'. Quando il mio primo chakra è in equilibrio con l'abbondanza, e in equilibrio l'abbondanza finisce. Scusate, allora, quando il mio primo chakra è in equilibrio, l'abbondanza fluisce copiosa nella mia vita. Apro le braccia per ricevere. Proprio immaginati, cioè, fai questo movimento proprio di aprire le braccia, perché il corpo è molto ricettivo ai segnali che gli diamo. Quindi, se noi stiamo sempre tutti così, tutti a guardare sempre col cellulare, sempre piegati su noi stessi, che abbondanza vogliamo attrarre? La carta ci dice: apro le braccia per ricevere, cioè proprio fallo fisicamente. È sicuro per me essere ricco, prospero e abbondante. Smetto di aver paura e inizio a sentire di meritare tutte le cose meravigliose che oggi l'universo ha in serbo per me. Io sono abbondanza. Anche l'abbondanza di relazioni, perché no? Nel nostro gruppo, nel nostro canale, parliamo sempre di relazioni, di uomini. Ci stanno tante donne che vanno in giro pensando che non ci siano abbastanza uomini di valore. Non è vero! Più tu ti ripeti che non ci stanno e più non ci saranno. Poi ovviamente ci sarebbe un lavoro da fare sulle ferite, che è quello che io propongo nel mio percorso one to one. Però, ecco, la carta è molto chiara. Smetto di avere paura e inizio a sentire di meritare. Cioè, tu quando è che puoi iniziare veramente a far fluire l'abbondanza dentro di te? Quando la paura, ok, magari ci sta pure, però io dico agisco nonostante la paura, inizio a sentire di meritare, anche se c'è una parte di me che ha paura di tutta questa abbondanza, di tutto questo ben di Dio, di qualsiasi cosa tu abbia bisogno, inizi a sentire di meritare, perché sei una figlia di Dio. Come fai a non sentire di meritarlo? Siamo figlie di Dio. Dio è a nostra immagine e assomiglianza, cioè scusate, noi siamo a immagine e somiglianza di Dio, del creatore, che tu lo possa chiamare universo, Buddha, quello che è, ma sempre la tua impronta è divina, quindi tu sei già meritevole di tutta questa abbondanza. E infatti il messaggio è: io sono abbondanza. Quindi per chi ha scelto il mazzetto numero 2, il recap è questo. La sacralità, connettiti con una dea se vuoi aprirti all'infinita abbondanza, ok?
abbondanza di tutto, di possibilità di lavoro, di possibilità di avere una relazione. La strada in questa settimana è questa, connettiti con la sacralità, perché quando ti rendi conto che sei una figlia di Dio, ok? Allora lì può scorrere l'abbondanza. Bene, mazzetto numero 2 anche stupendo. Io non, purtroppo non vedo i vostri commenti, non so se mi state scrivendo, magari li leggerò dopo. E vi ricordo, prima di leggere il mazzetto numero 3, che sono ancora aperte le iscrizioni per la lettura dell'anno, quindi per vedere un po' come andrà il tuo anno, soprattutto per gettare delle intenzioni, ok, per quest'anno, perché quando noi navighiamo a vista, navighiamo senza un'intenzione, senza un tema dell'anno, ok, che ci accompagna, navighiamo un po' così nel caos, nella confusione. Invece la lettura che vi voglio proporre serve proprio a questo, cioè per dare un indirizzo, per dare una guida, ok, visto che siamo ben guidate, ben equipaggiate, siamo piene di guide, per questo tuo anno. Quindi possiamo indagare la situazione amorosa, la situazione lavorativa, la situazione vedere quali blocchi hai bisogno di lasciare andare. Puoi prenotare la tua lettura lasciandomi un cuoricino nei commenti e io ti contatto, ok? Ok, Chiara, allora scrivimi in privato oppure ti contatto io e ti spiego come funziona, ok? È una lettura molto molto bella. Dunque, number 3, number 3, number 3. Oh, di nuovo sotto sopra. Ah, eccola. Allora, wow. Custode dell'amore, apriti all'amore. È bellissimo e guardate quanto è bello questo custode dell'amore che accarezza il cigno. È stupendo, con questa mano magica. Leggiamo, sono super curiosa di vedere il messaggio nel libricino. È bellissimo questo custode dell'amore. Allora, custode dell'attrazione e dell'amore, apriti all'amore. Dunque, che cos'è la vita senza l'amore? Aridità. Che cos'è un'anima senza amore? Un'anima persa. La mia legge è la più facile da violare perché è delicata, ti dice il custode. Io custodisco il tuo cuore. So che hai sofferto e so che il tuo cuore è prezioso, per questo me ne prenderò cura. Lascia che il tuo cuore sbocci come un fiore, guardate che bella questa immagine. Non farlo appassire per proteggerlo. L'amore è il faro che ti guida nella notte. L'amore non è sofferenza, è evoluzione, rispetto e condivisione. L'amore non è, ve lo ripeto perché forse non, a volte non ce l'abbiamo chiaro. L'amore non è sofferenza, è evoluzione, rispetto e condivisione. Ti donerò il più importante dei segreti. Le persone ti amano quanto tu sai amarti. È potentissima. Amati tantissimo e gli altri faranno lo stesso. Niente è un male, tutto è bene. Torna ad amare. Bellissimo. E la frase che mi ha colpito di più è: gli altri sapranno amarti quanto tu ami te stesso. Ok? Questa è una frase che ti devi stampare da qualche parte. Amati tantissimo e gli altri faranno lo stesso. Questa è anche la legge dello specchio, no? Cioè, come possiamo pretendere di trovare, di attrarre a noi delle persone che ci amano quando noi stessi non abbiamo confini sani? Non ci dedichiamo del tempo, lasciamo che sia la nostra vita così in balia delle onde, senza avere un progetto, senza avere un'idea di quello che vogliamo fare. Quando è così non ci amiamo. Quindi come possiamo pretendere che gli altri ci amino? Nel mio percorso Diventa un magnete per uomini di valore, facciamo anche questo. Ora lo sto perfezionando e sto aggiungendo questo modulo, cioè come crearsi una vita, anche degli obiettivi, un lavoro, ok? Che soddisfi le nostre passioni, il nostro cuore, perché quello anche vuol dire amarsi. Amarsi vuol dire fare un lavoro anche che ci piace, che ci crea soddisfazione, che segue la nostra missione dell'anima, ok? Questa è una cosa importantissima, perché è vero. È bello cercare l'amore e io sono la prima appunto a fare questo lavoro di aiutare le donne a trovare l'amore, però
L'amore non è che ti risolve tutto, ok? Bisogna guardare la nostra vita a 360 gradi. A me ha aiutato tanto trovare l'amore, quando avevo anche una passione, avevo un mio lavoro che mi appassionava, perché se noi siamo spente, che tipo di amore potremmo mai trovare? Cioè, se facciamo girare tutta la nostra vita intorno al nostro amato, quello dopo un po' si rompe le palle e saluti e baci, siete d'accordo? Quindi amati tanto, ok? Fai un esercizio, io sto facendo in questi giorni l'esercizio della Vision Board, che è un esercizio che è inserito anche nel mio programma Diventa un magnete per uomini di valore, che ti aiuta proprio a creare la vita che tu vuoi tramite la Vision Board. Se non sai che cos'è, puoi andare anche su YouTube e cercarla su Google. Abbi una tua visione. Questo è un modo potentissimo di amarti, è una super chicca che ti ho dato in aggiunta a questa carta. Bene, vediamo il decreto che cosa ci dice. Oggi impegnati a non generare karma. Stai karma, legge del karma. Ogni azione, pensiero, emozione produce karma e genera conseguenze che, vita dopo vita, dovrai riequilibrare. La legge del karma è complessa da capire, ma è infallibile. Perché azione e reazione ballano da sempre una danza eterna. Per questo oggi, piuttosto che gioire delle disgrazie altrui, pensare male di qualcuno, fare o dire qualcosa di cui potresti pentirti, morditi la lingua e ripeti, come un simpatico mantra, il decreto Stai Karma. Come insegna il karma, si raccoglie ciò che si semina. Quindi, anziché gettare semi dannosi, tu sai karma, ok? Questo secondo me è molto legato alla legge dell'amore, perché ti dice impegnati a non generare karma. Amarsi vuol dire anche, non lo so, mi viene in mente questa cosa, no? Che tante volte noi parliamo male dei nostri ex, visto che stiamo parlando dell'amore, parliamo male dei nostri ex oppure delle persone che ci hanno ferito. E la legge del karma è chiara, dice se vuoi trovare l'amore, non puoi continuare a parlare male delle persone che ti hanno fatto soffrire, dei tuoi ex, questo è stronzo, questo è bastardo, questo e quest'altro. Gli uomini sono tutti stronzi. Questo è quello che ti attiri. Azione, reazione. Azione, reazione. Azione, reazione. Parli male, ti ritorna male. Dici che tutti gli uomini sono stronzi, incontri tutti gli uomini stronzi. Questo è. Fai un lavoro sulle tue ferite. Un lavoro di perdono energetico per ripulirti da tutta la rabbia che c'hai dentro, e nel mio percorso lo facciamo, ok? Fai questo lavoro per liberarti dal karma negativo e smetti adesso, nel presente, di parlare male degli altri, perché altrimenti ti attiri altra negatività, ok? Io spero che questi messaggi vi siano piaciuti e vi siano stati utili. Ripeto, per chi vuole è disponibile la lettura dell'anno, che è diversa ovviamente da questa qua che abbiamo fatto. È una lettura mirata su ogni sfera della tua vita e molto molto utile, secondo me, proprio perché ti aiuta a dirigere, a dare una direzione a quest'anno, altrimenti viviamo così, all'aria. Come si dice? All'acqua di rosa. Oddio, stavo dicendo una cosa, mi sono dimenticata. Ok, va bene. Se vuoi la lettura, mi lasci un cuore nei commenti e io ti ricontatto e ti faccio vedere, ti illustro, ti do le informazioni che ci servono per capire come fare. Se mi stai seguendo da YouTube, ti lascio il link per iscriverti al mio gruppo Donne che Amano. E perché è il gruppo da cui ogni settimana faccio le dirette. Adesso riprendiamo a fare anche le dirette sulle relazioni. Don't worry, women, don't worry, girls, don't worry, goddesses. Non vi preoccupate, faremo altre dirette. Intanto vi do un bacione. Ciao.